più di 19 miliardi di ore di gioco su Windows 10. Questo significa milioni di pulsanti premuti, altrettanti puzzle risolti e soprattutto tanto tempo trascorso molto piacevolmente. A distanza di pochi mesi dalla nascita di Windows 10, Microsoft Italia pubblicò questo post su Facebook. In sostanza, da quando esiste o nacque, Windows 10 fu utilizzato per un totale di almeno 19 miliardi di ore solo per videogiocare. Immediatamente, ovvero subito dopo aver pubblicato questo post, un utente spostò l'attenzione sul fatto che, nella maggioranza dei casi, le ore non andrebbero attribuite al sistema operativo, bensì alla piattaforma di Steam installata. In effetti, Steam è più utilizzato rispetto a Microsoft Store e Xbox, le due app per la gestione dei videogiochi, e non solo preinstallate in Windows. Quando lessi quei commenti, feci una riflessione e tornai indietro nel tempo. Ripensai a quando arrivò Windows XP. In quel momento fui spinto a ridurre il mio tempo da dedicare ai videogiochi. Non perché avessi acquistato una console. Anzi, vi dico una cosa. Nella mia vita ho avuto solo due console. Una era un lettore DVD della CDV che ha funzionato per un paio di mesi. E poi, togliendo quello, anzi due console che sono due console storiche, la PlayStation Mini e una Nintendo cinese. Non dico altro. Ma io ridussi i miei tempi perché in quel periodo iniziai a fare montaggio video. Ottimizzai il mio PC solo per questo. Mi accorsi che Windows XP non era molto malleabile o adattabile nelle varie situazioni d'uso. Poi arrivò Windows Vista e notai che la mancata compatibilità con il mio hardware e con molti videogiochi mi portò ad abbandonare il gaming. In sostanza, per un paio d'anni non toccai i videogiochi. Poi arrivò Windows 7 e iniziai a rivalutare i videogiochi, anche perché dovetti fare dei test nel periodo della beta di Windows 7 e quindi dovetti organizzare la presentazione ufficiale per il mio territorio. Così, in collaborazione con Microsoft, iniziai a provare qualche videogioco. Proprio in quel periodo, inoltre, arrivò Android e quindi iniziai a usare i videogiochi anche sullo smartphone e sul tablet PC. Poi accade qualcosa di inaspettato. Origin di EA, di Electronic Arts. Iniziò a offrire videogiochi a prezzi bassi. E per un lunghissimo periodo ne regalava anche. E proprio in contemporanea con Origin arrivò anche Windows 8. Microsoft presentò Windows 8. Ah, la grafica mattoni mi ricordò il periodo in cui videogiocavo con Windows 3. Inizio anni 90. Che quel vecchio sistema operativo che aveva l'interfaccia mattoni. Un po' alla volta e dai miei dispositivi mobili eliminai i videogiochi e mi ritrasferì sul PC. A quel punto acquistai un po' di componentistica eccezionale, aggiornai il PC con un nuovo hardware e in soli 3 anni mi ritrovai con più di 200 videogiochi. Oggi ho una lista di circa 2000 titoli nei vari store online, nei vari account che ho creato. Fra l'altro, molti di questi videogiochi che mi sono procurato appartengono al genere che oggi chiamiamo retro gaming, perché risalgono a 15, 20, 25, 40 anni fa. Sì, perché alcuni sono precedenti al 1985. Sono riuscito a procurarmi alcuni titoli risalenti al 1980 circa. Perché questo cambiamento? Allora, parliamo di contabilità, ma di compatibilità, perché la compatibilità si centra, perché quando si iniziano a fare acquisti di hardware e di titoli, i soldi servono. Ma grazie ad abbonamenti
e ad account nei vari store, si riesce anche a risparmiare dal punto di vista dell'acquisto dei videogiochi. Allora, con l'arrivo di Windows Millennium Edition, intorno al 2000 quindi, e poi di Windows XP, e con il file system NTFS, molti videogiochi a 8 e 16 bit persero la compatibilità con il mondo Microsoft. Di tanto in tanto arrivavano delle patch, ma spesso erano incompatibili con la RAM, con la scheda video, con la scheda audio, con l'hard disk, eccetera, anche con l'alimentatore forse. Vista era diventato un muro di mattoni insormontabile per molti software precedenti. Microsoft cercò di riparare gli errori con una versione virtualizzata di Windows XP, ma spesso non era sufficiente, anche perché non sfruttava appieno l'hardware reale del PC. Finalmente, però, le nuove righe di codice di Windows 8 prima e di 10 dopo risolsero molti problemi di incompatibilità hardware. A propria volta, i distributori o venditori di videogiochi rilasciarono le patch, rendendo compatibili quasi tutti i videogiochi del passato. I prezzi bassi con cui sono offerti e la reperibilità grazie al DDL, cioè download diretto, non pensate a qualcos'altro. Beh, tutto questo ha reso più semplice l'acquisto. Pertanto, con questo episodio, mi sento spinto a ringraziare le varie compagnie, Electronic Arts per Origin prima e per la nuova app che ha rilasciato di recente, Valve per Steam, poi ci sono GOG, FX Interactive, con cui ho sempre avuto ottimi rapporti, Ubisoft per Uplay, e tutti gli altri client che esistono. Soprattutto, grazie Microsoft per Windows.